Cari amici di Auto Digest, ciao, buongiorno. Siamo qui con questa bellissima Lancia Fulvia Coupé 1300S del 1973. Quest'auto è dotata di un cambio a 5 marce e il colore, molto particolare, è il verde cascina. Quella che vediamo è uno degli ultimi esemplari della Fulvia Coupé seconda serie, perché come vedremo nel 73 uscì la Fulvia 3, una versione un po' semplificata che fu affiancata anche alla Beta Coupé. Ma torniamo alla Fulvia. È una linea elegantissima disegnata da Pietro Castagnero, che si contrapponeva, forse per eleganza e meno sportività, forse più femminilità anche, alla Alfa Romeo GT Junior soprattutto. Il motore era un V4 1300 da 90 cavalli. Quando ero ragazzino avevo il fratello maggiore di un amico che comprò questa. Io rimasi estasiato dagli interni, dalle finiture, l'acciaio, il velluto, guarda questi pannelli, che meraviglia, il cruscotto, per me erano formidabili. E infatti il designer si ispirò per gli interni ai motoscafi Riva, con una plancia rivestita in legno, i sedili in tessuto pregiato e il volante anche in legno a due razze, molta eleganza, con quel bello orologio sulla destra del cruscotto e il panno Lancia appunto per i sedili, quindi un interno che era non solo confortevole ma caratterizzato da molta molta eleganza. Per il resto la linea esterna di questa seconda serie aveva la mascherina diversa rispetto alla prima e la vettura aveva un cambio a 5 marce. Molto grintoso su strada il motore, 4 cilindri a V, tipico Lancia, a V stretto, da 90 cavalli per una velocità massima di 170 all'ora, che per i tempi era piuttosto elevata, anche se oggi la fanno delle utilitarie. Ma la caratteristica più bella della Fulvia Coupé, col suo cambietto a 5 marce, era una tenuta di strada notevolissima e soprattutto un grande piacere di guida per la morbidità di questo motore. Veramente una vettura che ancora oggi è molto piacevole da guidare e offre anche molta sicurezza su strada. Le sospensioni anteriori erano quadrilateri con ponte rigido posteriore, ma garantivano, come diciamo, veramente una tenuta fantastica. La Fulvia Coupé era nata nel 1965 con motore 1200 e cambio 4 marce. Poi montò motore 1300, cambio 5 marce, con la carrozzeria che rimaneva con quelle caratteristiche estetiche, e ci fu la 1600, la grande 1600 HF, che vinse tanti rally, fra cui il Monte Carlo del 70 con Bunari. Nel 1973 la serie 3, con mascherina nera e interni piuttosto semplificati, che non piacquero a tutti, diede vita anche alla Monte Carlo, la Safari senza paraurti, che ricordavano l'HF. Poi finì la produzione della Fulvia Coupé, prima affiancata e poi sostituita dalla Beta Coupé con motore Fiat, rimane l'ultima vera Lancia nel cuore degli appassionati.